l'intervento chirurgico per rimuovere il menisco o per trattare una patologia meniscale. Oggi affrontiamo questo tema e parliamo di come una lesione del menisco dolorosa può essere trattata chirurgicamente e in cosa l'intervento consiste. Prima di iniziare, però, vi ricordo che c'è la possibilità per chi sta distante, che ha difficoltà a venire a visita da me nelle città dove visito, la possibilità di attivare un servizio in consulenza o semplicemente di mandare prima i vostri accertamenti e prima di venire a visita per sapere se avete fatto tutto quello che serve e non dover, dato la distanza, tornare più volte a visita medica nel mio studio. Quindi sfruttate questa possibilità se siete distanti e volete da me un parere professionale. Ma per continuare a parlare dell'argomento di oggi, torniamo alle lesioni meniscali. Abbiamo già affrontato in un precedente video quali sono le lesioni meniscali da operare. Non sono quelle degenerative, quelle che trovate in un ginocchio con l'artrosi, quelle in cui il menisco ha una qualità ossea, ha una qualità del collagene non perfetta. Non sono quelle. Le lesioni da operare sono le lesioni traumatiche che liberano un grosso pezzo di menisco al centro dell'articolazione. Queste lesioni sono meccanicamente rilevanti e hanno la possibilità di bloccare il ginocchio, di continuare ad infiammarlo e di causare dolore. Questo tipo di lesioni sono quelle che operiamo. Non tutti gli interventi però sono gli stessi. Abbiamo la possibilità o di togliere il menisco, cioè di andare dentro l'articolazione con l'artroscopia e con degli strumenti meccanici, con delle forbicine artroscopiche, con delle cose che mangiano, che si chiamano basket, con degli shaver che sono delle motori che mangiano e aspirano, di togliere questa lesione. D'altra parte esiste un'altra possibilità che generalmente si percorre nelle persone più giovani e nelle lesioni che sono in una zona che noi chiamiamo rossa del menisco, cioè il menisco è vascolarizzato, è nutrito dalla periferia verso il centro. Se la lesione è molto vicina alla periferia, ci sono tanti vasi che arrivano. Quindi c'è la possibilità di suturare, di riparare questa lesione meniscale in modo di cercare di farla guarire. Entrambe le tecniche sono valide, generalmente entrambe portano un sollievo dal punto di vista del dolore. Si sceglie generalmente la riparazione in quegli individui che sono molto più giovani, non hanno danni meniscali e hanno una lunga vita davanti. Sappiamo che il menisco è un ammortizzatore dell'articolazione, ecco, cerchiamo di risparmiarlo, di farlo di nuovo guarire in modo che la persona possa avere il suo menisco completamente a posto. Quali sono le cose da accettare per questo intervento che possa fallire? Purtroppo, dato che il menisco è un tessuto che tende a non guarire così bene, c'è un tasso di rirottura che è tra il 15 e il 20% se fatto in una maniera isolata, cioè entro e faccio solo quel gesto chirurgico. Quindi bisogna un po' pensarci, però spesso anche un 15-20% di rischio può essere un rischio del tutto accettabile in una persona molto giovane e che avendo una lesione periferica perde una gran parte di menisco. Quindi due grandi argomenti, le meniscectomie, togliere il menisco che fa male, le suture meniscali, riattaccare. Chiaramente mai si deve ricorrere all'intervento se la lesione è una lesione degenerativa. Ma di questo abbiamo parlato in un altro video che vi lascio in descrizione. Thank you.